cosa c'è quest'anno di diverso nel Professional Day? Ma io direi che quest'anno si è passati in una seconda fase. L'anno scorso il problema era quello di, diciamo, di tutelare le professioni in generale, di ricreare quello che è il concetto di base della professione, ristabilire una certa tranquillità su questo tema. Quest'anno invece si tratta di attuare tutto questo, con delle grosse difficoltà, secondo me. Io intravedo difficoltà soprattutto per quanto riguarda la tutela dei giovani, non tanto per i professionisti che già operano, eccetera, a parte, diciamo, i problemi che ci sono sui pagamenti da parte che non arrivano, eccetera, ma non volevo parlare di questo. Io dicevo, queste nuove norme, parlo in particolare dell'assicurazione obbligatoria, della formazione permanente obbligatoria, eccetera, sono tutte cose ovviamente giustissime, però implicano dei costi che i giovani in questo momento noi stiamo vedendo, toccando con mano, che veramente si trovano in grosse difficoltà. Quindi quali sono i consigli da dare? Quali sono i consigli, le innovazioni? Io credo che i consigli siano quelli di creare, di rivedere queste norme facendo in modo che siano più leggere e più in aiuto ai giovani, no? E lasciando fermi i concetti di base, però in questo momento proprio mettendo mano a questi, noi cerchiamo di farlo con i regolamenti, ma bisognerebbe che ci fosse proprio un'impostazione generale, secondo me, per tutelare meglio tutta la parte, diciamo, che in questo momento i giovani sono veramente in grosse difficoltà. E io credo che per le professioni sia fondamentale invece acquisire una nuova linfa per la professione, perché non è possibile, a parte il discorso generale sui giovani che c'è in tutto il paese.